Ale. Allora silenzio, grazie. Ci serve? Ci serve il microfono? No? Sì? Cioè siamo quattro, è la stanza del io non so, però magari ci serve. Magari ci serve, esatto. Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro organizzato dall'Accademia del Fumetto di Siena insieme a Cacio e Pere, che ci ospita a presentare un fumetto molto molto interessante di uno degli autori giovani più interessanti a mio parere sulla scena in questo momento in Italia, perché al suo secondo, si può dire, secondo fumetto, graphic novel, come preferisce, insomma, non entriamo in queste... Libro a fumetti, bravo, esatto. E il suo secondo libro a fumetti ha, secondo me, infilato due opere molto, molto, molto interessanti, originali e particolari e precise. Questa sua seconda fatica, Gli amari consigli, è edito da Bao, è una storia di cui, insomma, molto enigmatica, e quindi la esploreremo col suo autore Nicolò Pellizzon per cercare di capire se le nostre suggestioni sono state esatte o più o meno valide, e quali erano anche le sue intenzioni. Allora, Gli amari consigli è una storia di giovani, di adolescenti, ma che insomma può riguardare un po' tutti, forse, oppure è una storia che riguarda un momento preciso della vita, secondo te? Beh, più che adolescenti, erano tipo sui post adolescenti, okay. Diciamo che hanno sui 20, dai 20 ai 25 anni. E, secondo me non è neanche così legato a un periodo della vita specifico, perché il libro parla di attualità, che fa ridere, detto così, in effetti, e, però parla dei nostri tempi, in un certo senso, e quello che succede alla protagonista del libro sono cose che sono un po' derivate, derivano, secondo me, da quello che noi percepiamo di quello che noi percepiamo dagli eventi del mondo, in pratica. E c'è tutta una serie di cose che sono molto legate all'insoddisfazione personale, a tutto quello che avrebbe potuto tutto quello che una persona avrebbe voluto essere e che non è riuscita a diventare. Quindi può succedere a tutte le età queste cose? Cioè, sì, momento... diciamo che in realtà ci sono diversi scalini formativi nella vita delle persone, e quello dai 25 ai 30, o più o meno dai 20 ai 30 anni, che è mega grande. Succedono un sacco di cose importanti che ti fanno capire come tutto il resto del mondo ti dica che cosa avresti dovuto fare, e sembra che se tu non lo riesca a raggiungere non sia in qualche modo realizzato. E, ok, questo è un altro. Aspetta, questo mi dai là a una cosa. C'è anche un rapporto molto interessante tra il mondo interno del personaggio e le aspettative degli altri, il mondo reale, il mondo esterno. Questo è anche un libro che parla molto di questi due punti di vista, cioè la sua dimensione interiore, che viene espressa anche da questo aspetto un po' ermetico, magico, diciamo, se possiamo dirlo così, e poi il mondo reale, che è fatto di lavori, di incontri, di relazioni. Quindi parla anche di come si declina questo aspetto, questo passaggio tra il dentro e il fuori. Allora, non so se voi avete già capitato di leggere il libro, di sfogliarlo. La protagonista ha una vita normale, e tipo con i classici problemi del lavoro che non ti piace e che vorresti cambiare,
e però di, in particolare perché non mi interessa raccontare le storie delle persone comuni, perché se no allora me le faccio raccontare dai miei amici. E soffre di allucinazioni da quando era piccola, ma questa cosa è riuscita in qualche modo a risolverla, a conviverci in un modo normale. E queste allucinazioni per me sono un po' come la voce, una voce interiore che abbiamo un po' tutti, che ti dice di non fare determinate cose perché poi non riuscirai a farne altre, no? Ad esempio, nello specifico di questo libro, la protagonista è una ragazza, perché mi sembrava più facile rappresentare questo tipo, raccontare questo tipo di problemi sull'insoddisfazione personale con una persona del sesso femminile, perché è molto più sotto pressione rispetto ai maschi su queste faccende. Ad esempio, non lo so, per dire, Arancia Meccanica è un film che parla della violenza, e per farti capire quanto faccia schifo la violenza ti prende come protagonista un stronzo, cioè alla fine è un personaggio mega irritante. Quindi dopo, quando subisce tutta questa violenza, ti capisci che quella violenza è ingiusta anche su di lui, che non ti piace. In questo caso la protagonista è proprio all'estremo di tutte le persone che potrebbero avere problemi di insoddisfazione, e perché ce li abbiamo tutti, e in più lei è anche una ragazza. E in questo modo ti fa capire come questi problemi possono anche essere veramente invalicabili. Okay. Spesso, ad esempio, lei ha un lavoro che non le piace, che lavora a un call center, che poi perde, perché poi le storie con la sfiga. Poi, tra l'altro, voglio segnalare questo magistrale, secondo me, piano sequenza fumettistico con cui si apre il libro, perché ci sono una serie di... Questo si può svelare, tanto non è uno spoiler, esatto. Per cui c'è questa serie di dialoghi con questa bocca in primo piano che parla, e zoomando molto lento, lui fa questo piano sequenza molto molto lento, e poi alla fine si vede che in realtà la bocca è intorno a cui giravano tutti questi discorsi, è la bocca del manifesto della compagnia per cui loro lavorano di call center. E questa è una trovata molto 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 bella, cioè anche meccanicamente segno di una qualità proprio autoriale non da poco, insomma. Quindi ci apri subito sparando tecnicamente in alto. Sì, esatto, sono lo dico assolutamente con sincerità. E poi tutto il resto, appunto, va, cioè, che cos'è la paura del sacro? Io mi sono segnato questa cosa perché secondo me è importante, no? A un certo punto loro subito dall'inizio parlano di questo senso di paura del sacro, che poi emerge in questa storia. Mostra. Sì, esatto. Sì. Che poi emerge come questi elementi, poi che si scatenano, cioè questi elementi dell'interiorità, queste visioni, queste allucinazioni, che poi alla fine però si accompagnano a quest'idea dell'apocalisse, no? Mm-hmm. Per cui è come se questo personaggio, oltre che essere inquieto della sua vita e della sua realtà, poi però c'è questo senso di apocalisse che si può accadere da un momento all'altro, che permea un po' tutto. Sì. Quindi mi sembrava che la paura del sacro fosse abbastanza inerente a questo punto. Adesso è mega complicato. Allora, il libro, tutto quanto, è, diciamo, il saggio che lo rappresenta di più è il saggio sull'ufologia di Jung. E in pratica Jung, alla fine del libro, non so, è difficile, cioè nel senso facile da trovare, però è un libro abbastanza complicato, nel senso che Jung teorizza che gli avvistamenti UFO degli anni 50, insomma quelli che ha avuto modo di studiare lui, siano stati un modo della psiche per riprendersi qualcosa di cui era stato privato, che è la contemplazione e tutta quella serie di cose che avevano a che fare con quella che si potrebbe chiamare l'estasi religiosa. Okay. E la spiritualità, diciamo.
e che era una cosa che comunque che l'epoca moderna ha eliminato quasi completamente e sostituito da altre cose di intensità minore, spesso, or che la rappresentano, ma senza, come del resto anche nel libro, ma senza essere quella roba lì. E per quello poi ho scelto che c'è un episodio che è abbastanza, cioè, di contorno, secondo me, anche un po', in cui i personaggi vanno a vedere una mostra che si chiama La paura del sacro. Per quello ho scelto quella cosa lì, perché poi in quella scena era bello mettere anche qualcosa di emblematico di tutto il libro, okay, in un certo senso, che sono le visioni dei santi e questo tipo di cose qui, Bosch. Sì, sì, sì. Questa dimensione allucinatoria anche un po'. Sì, che poi in realtà alla fine non lo è per davvero, perché sono tutte cose che sono dentro di noi. Sembra che sempre quando si parla di allucinazioni vengano da chissà quale tipo di sostanza e oppure problema misterioso. In realtà era per, cioè, diciamo che la protagonista del libro, cioè la psiche della protagonista del libro cerca di parlarle in un modo che magari lei non capisce neanche direttamente, però è coerente a se stesso e preciso. Che tu però non spieghi mai, no? Nel fino in fondo, perché secondo me in realtà ci sono delle cose che non è necessario che vengano spiegate. Alla fine io sono anche, nel fare i fumetti, sono anche un po' arrogante, nel senso che non mi faccio seguire dal lettore. Cioè il lettore deve fare uno sforzo sempre maggiore dall'inizio alla fine dei miei libri di solito per seguirmi. E in questo caso, secondo me, anche proprio per queste visioni qui, per questo tipo di cose, per le sue allucinazioni, e cosa stavo dicendo? Che no, che deve fare uno sforzo. No, sì, deve fare uno sforzo, perché in realtà non c'è bisogno di spiegare quale sia la dinamica che regola la contrapposizione tra le allucinazioni positive, le allucinazioni negative della protagonista e quello che potrebbe succedere, perché comunque sono archetipi in realtà. E il fatto che abbiano dei contenuti che sono riconducibili a diverse altre cose iconografiche, e questa sera mi hanno detto che gli angeli somigliano molto a Lilith, che in realtà credo di averlo saputo ad un certo punto del libro, però me l'ero dimenticato, certo. Perché io pensavo all'Arpia Silen di Devilman, sì, e sì. Per me bastava mescolato un po' di cose buffe, tipo, certo, che non ha gli artigli ai piedi ma ai piedi. Mm-hmm. Vabbè, fa ridere. Mm-hmm. E basta, però secondo me i modi in cui la sua psiche mescola queste diverse cose funzionano anche per associazioni libere. Quindi un po' come se tu fotografassi il dentro e il fuori di questa persona, se così, così com'è. Sì, e poi però facendo un racconto fantastico, nel senso, il racconto fantastico che nel nostro paese non c'è da tantissimo tempo, però che nella letteratura anglosassone c'è. Okay. Quindi questo incontro con l'immagine, con l'elemento non reale. Qualcosa, diciamo, qualcosa che non riesci mai a raggiungere, perché rimane non tanto perché sia privo di interpretabilità, ma perché rimarrà sempre indefinito. Ok. Senti, allora, a un certo punto, piace che ha preso questa piega molto interessante questa cosa. Allora, torniamo un po' su coi piedi per terra, però poi ripartiamo, mi piace, voglio andare a vedere dove riusciamo ad arrivare. Però tu citi molti film in questo libro, perché lei va a vedere un sacco di film, dei film specifici, dei film del fenomena su tutti, nel senso che fenomena viene anche poi ripreso in altri punti, cioè il famoso bambino mostruoso
e altri film della stessa generazione fantastica, cioè una dimensione del fantastico che nella nostra cultura pop è diventata anche horror in qualche modo, no? Come se, vabbè. E quindi qual è il rapporto? Cioè, quando uno mette un film in un'opera o un libro in un'opera, chiaramente c'è un motivo. Mm-hmm. Beh sì, i motivi sono tanti, in realtà sono 3 o 4 in questo caso. Allora, per primo, visto che in questo caso ci si sente privata, la protagonista si sentiva privata di come del resto lo siamo anche tutti, privati di questo tipo di contemplazione, libertà dei sogni e questa cosa qui, e si scopre appassionata di film horror di quello specifico periodo, perché era il periodo precedente all'epoca informatica, diciamo. E non che ci sia qualcosa di male, perché comunque sono mega connesso. E, ad esempio, Fenomena cioè, mi è sempre rimasto impresso non solo perché c'è Jennifer Connelly, ma perché Dario Argento in quel periodo, e forse dopo quel film non l'ho più ripreso, aveva quel modo di inseguire una serie di immagini senza poi scendere nel genere.